Una prova senza alcun dubbio da incorniciare, Scafati KO, malgrado le tante assenze Lux Chieti, capace di ribaltare il pronostico. Dopo due sconfitte consecutive, la squadra di coach Maffezzoli vince gara 3 dei quarti di finale, 86-83 il verdetto finale. La partita perfetta o quasi, ed ora la possibilità di pareggiare i conti. Domani, ore 18, ancora al Pala Tricalle, il presidente Gabriele Marchesani. Beh, un'autentica impresa, dobbiamo definirla così, no? Infatti ieri poi a fine partita sono entrato negli spogliatoi, ho ringraziato di cuore a nome mio e di tutta la società, tutti i ragazzi, lo staff, il coach, sono stati veramente meravigliosi, fantastici, perché per noi vincere una gara così importante contro una corazzata, una squadra solida e così importante come Scafati, è tanta roba. Abbiamo sempre detto che l'obiettivo iniziale di inizio stagione era la salvezza, dopodiché è arrivato questo record, questo sesto posto e playoff. Oggi ci ritroviamo nei quarti di finale a disputare addirittura domani gara 4, quindi per noi è veramente un risultato fantastico in una stagione molto difficile. Grande prestazione di Meluzzi, 21 punti, tornate in corsa perché domani avete la possibilità di pareggiare i conti per giocarvi la qualificazione, sarebbe davvero un miracolo, in casa dello Scafati martedì prossimo. Mai dire mai, perché nello sport bisogna ragionare in questi termini, Gabriele. Ma in effetti è vero, ieri abbiamo dimostrato che nonostante, e a me non piace parlare delle assenze, però a questo punto voglio rimarcarle, nonostante le assenze di due pedine importanti, pesanti, come Penny Williams e Marco Santiangeli, siamo riusciti comunque a battere una corazzata così forte. È chiaro che a questo punto l'appetito viene mangiando, ma senza farsi delle illusioni che vanno oltre quello che sono poi le nostre reali potenzialità. È chiaro che sarebbe fantastico, insomma, pareggiare la serie e poi andarsela a giocare via Scafati. Clima di tensione, che cosa è successo? Perché si è lamentato il team campano. Credo che sono entrate delle persone che io non avevo mai visto fino a ieri, e due o tre persone che poi si è creato un clima così di insulti ai giocatori ospiti e alla dirigenza, che poi noi con Scafati abbiamo degli ottimi rapporti, a me è dispiaciuto. Infatti faremo da qui a domani un comunicato stampa appunto per solidarietà nei confronti di questa società Scafati, che devo dire la verità, quando siamo andati ci hanno accolto veramente da amici. Vogliamo sottolineare soprattutto la brillantissima prestazione della tua squadra. Ci sono tutti gli ingredienti domani per assistere ad una grande partita. Devo dire che comunque è stato un capolavoro tecnico di coach Maffezzoli, quindi veramente un plauso a lui, a tutto lo staff, voglio rimarcare, da quello tecnico a quello sanitario, al nostro preparatore atletico Dante Falasca, fisioterapisti, a tutti. A prescindere dall'esito, insomma, intanto ci fa piacere perché si evince dalle parole di Marchesani un presidente ancora più carico, che sta pensando probabilmente già la prossima stagione sarà una Lux Chieti ancora più ambiziosa. Ma assolutamente sì, tant'è che giorni fa abbiamo rinnovato il contratto a coach Maffezzoli, stiamo chiaramente cercando anche di rinnovare alcuni contratti con dei giocatori che vogliamo tenere per il prossimo anno. È normale che ci aspettiamo che il Covid vada via e il pubblico possa essere il nostro sesto uomo in campo.